Eccolo qua. E qua siamo su due giganti, no? Qui alla fine abbiamo due giganti assoluti che ieri sera si sono trovati davanti. Brock ha sciorinato uno dei suoi promo. Secondo me, tra l'aggressivo e il divertente, secondo me, lo riscopro anche volentieri, Brock, in queste vesti, perché poi alla fine siamo stati abituati per anni a vederlo parlare tramite Paul Heyman. E riscoprirlo ogni tanto anche così no, non è mai malaccio. Quindi andiamo intanto a partire sui pareri vostri su questi. Andiamo in ordine di totem e partiamo col doc. Scenari, impressioni, cosa prendi da questa situazione, doc? Diciamo che Lesnar quando fa quello divertente a me fa più paura di quando fa il cattivo. Cioè, qua ovviamente la sfida era ovvio che non era, che non era conclusa. Alla Rumble hanno fatto hanno fatto un ottimo lavoro nel tenere Lesnar poco tempo sul ring, ma quel poco che ha fatto ha comunque lasciato il segno. Ovviamente ci sarà una nuova sfida. Io sono stupito che l'abbiano fatta ad Elimination Chamber, perché cioè, me l'aspettavo a WrestleMania, anche perché Lesnar di solito fa impegni molto centellinati, quindi però vediamo come va avanti adesso. Bobby Lashley, in virtù della vittoria della Rumble dell'anno scorso e alla Rumble ed all'eliminazione alla Rumble di quest'anno, a lui il momento dalla sua parte, ha un po' tergiversato, non ha voluto firmare subito il contratto, si è preso un paio di F5. Sicuramente sarà uno scontro che io voglio vedere, anche perché gli altri due erano stati buoni, ma non spettacolare, secondo me. Cioè, è mancato qualcosa sia in Arabia che alla Rumble dell'anno scorso. Per cui magari mi aspetto che questa volta in Canada abbiano magari più scrivono l'incontro in maniera un po' più avvincente, ammesso che poi Lesnar abbia voglia di fare un match medio-lungo. Però, beh, poi Lesnar, che cioè, sicuramente è molto da face, è molto tifato. Bobby Lashley è un po' un peccato che l'abbiano faccia un po' il cattivo, perché anche lui da face stava funzionando molto bene. Però è una grande sfida. Può anche esserci, che, cioè, può anche capitare che, anche se io non me lo auguro, che il match possa finire in maniera non del tutto pulita per andare avanti fino addirittura per la sfida finale a WrestleMania. Però a questo punto io spero che ci sia una sfida finale invece proprio in Canada e poi si vada oltre, perché se no c'è il rischio di trascinarla troppo a lungo e allora non si rischia di renderla noiosa come faida. Invece così speriamo di vedere un bel match ad Elimination Chamber. Allora, prima di passare la parola a Saingai, ringrazio 9 Siorù di 9, grazie veramente per la sub, la compagnia la fate anche voi a noi, quindi siete il motore del canale, quindi grazie mille. E poi ringrazio Zendler che ha donato 100 bits. Mi scuso perché stasera non ho la classifica a portata di mano, perché in genere questa è una contabilità che tiene Parrucco, ma Parrucco stasera ha un impegno, capita, a volte a turno, ognuno di noi capita di saltare una live, quindi non ho, diciamo, la contabilità dei titoli Stati Uniti e WWE, quindi quello che conta è comunque ringraziare Zandler per il supporto e per i 100 bits. Saluto anche chi si è aggiunto in corsa ora, vedo che qualcuno si sta aggiungendo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Shinobu, Tony, scusa, insomma, chiunque si sta aggiungendo ora, grazie mille. E Michele, vai, Sì, Shanghai. allora io devo dire la verità, non avevo una grandissima voglia di vedere un terzo incontro tra questi due giganti, per quanto
l'avevamo anche pronosticato, no? Un ultimo faccia a faccia, che poi sia l'ultimo o il penultimo se dovessero portarla fino a WrestleMania. Però devo dire che dopo questo promo, dopo questo incontro, mi è venuta voglia di rivederli lottare. Lesnar è stato bravissimo, a me è piaciuto, ha divertito, è stato anche autoironico quando ha citato, no, il fatto che aveva sempre in mente Bobby Lashley, anche quando poi si è messo a letto con la moglie, si è fermato un attimo e dopo 3-4 ore ho pensato nuovamente a Bobby Lashley, no? Alludendo a quello che poi è successo lì nel letto della, no? della loro camera. Quindi questo è stato molto, molto ghignoso e divertente. Sono d'accordo col Doc quando dice che è un peccato che adesso venga un attimino proposto da Hill Bobby Lashley, lo capiamo anche da come si è vestito e dagli occhiali che porta, vanno un attimino a riprendere quando lui, no, veniva sempre accompagnato da ragazze piuttosto che da accompagnatrici di vario genere. Quindi la strada, secondo me, almeno per questa faida, lo porta appunto sulla via dell'Hill. No, del cattivo. Quindi sì, potrebbe anche essere che questo finale a Elimination Chamber non sia del tutto pulito e quindi la portino fino a WrestleMania. Diciamo che l'incontro tra i due a WrestleMania non è da buttare, anzi, No. è comunque uno scontro tra titani. E devo dire la verità, non mi dispiacerebbe vederli fino a WrestleMania perché l'anno, cioè, questo primo tassello mi ha colpito molto, cioè mi ha fatto venire voglia di vederli lottare. Ripeto, prima di questo promo io non avevo tutta questa grande voglia, però come vedete ragazzi, cioè, basta un poco per farti scattare quella scintilla nella testa e quella poi voglia di vedere un incontro. Quindi io mi aspetto grandi cose. Botte da orbi, come ci piace dire, che debba finire a Elimination Chamber o a WrestleMania, per me è uguale. Cioè ripeto, non mi dispiacerebbe vedere a sto punto due incontri tra Lashley e Brock Lesnar. Quindi anche questa, secondo me, è una bella sfida da seguire. Ovviamente non ci aspettiamo tecnicismi, ma sicuramente ci aspettiamo delle mazzate megagalattiche. Mazzate e botte da orbi, sì. Io Sì. ho avuto la stessa impressione inizialmente anche io del Doc, che quando hanno detto Elimination Chamber ho detto come, non lo fanno a WrestleMania, però è stata la chiave poi del promo, che partano da un 1-1, ma Bobby rinfaccia il fatto che c'è già stato un terzo incontro tra i due, è stata la Rumble, dove Bobby ha buttato fuori Brock. E quindi dicendo che teoricamente lui si sente sul 2-1. Poi Brock con le 2-5 sembra quasi come dire: ok, se va bene il tuo 2-1, adesso stiamo 2-2. E quindi torna tutto in equilibrio. Non escludo la vostra ipotesi che si possa arrivare a WrestleMania, sinceramente, anche perché lo star power è da WrestleMania, sinceramente. Cioè, finiscono a Elimination Chamber, poi che le fai fare in un mese e mezzo a tutti e due, cioè sono due che nel WrestleMania ci sguazzano, quindi secondo me potrebbe anche trascendere poi da Elimination Chamber, arrivare poi a uno scontro definitivo vero a WrestleMania. Vediamo, Sì, comunque in magari con generale un old bar oppure un Fall Count Anywhere, insomma, con qualche stipulazione speciale che magari li aiuti anche con degli oggetti, insomma, andare in giro per, che ne so, per l'arena. Quindi deve essere, secondo me, un segmento anche movimentato sotto quel punto di vista. Dato che questo qui di Elimination Chamber è un incontro, no, canonico, mentre i due sono delle bestie, è probabile che si vada poi a trascendere, come dicevi tu, in qualcosa di più speciale, ecco, di più. Spero di non vedere più gabbie o cose delimitanti, ma più che altro magari un false count anywhere sarebbe bello, coinvolgere anche il pubblico lì nell'arena, visto che
anche lo stadio si presta, no? Essendo una cosa fantascientifica quello stadio, magari con delle inquadrature particolari dall'alto, insomma, immagino questo scenario così anche scenografico.